Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un altro video di Profile. Oggi vi porto l'Ermo Narca. Mi scuso come al solito se c'è un po' di rumore di sottofondo, ma ho un ventilatore acceso un po' lontano da me, se no muoio, sono 522 gradi stasera, quindi chiedo vigne. Comunque, cominciamo. Parto col dirvi che l'accrocchio è stato difficile da perfezionare, però è riuscito. E l'Ermo Narca in questo modo convivono abbastanza bene. Per il Monarca questa è la versione migliore che si può giocare secondo me al momento. Per l'Air forse si può fare di meglio diversamente se volete giocarlo puro, insomma. Però penso che Monarca meglio di così per il momento non ci sia nulla. Comunque cominciamo e man mano vi spiego le cose. Giochiamo a 3x di Diabolos perché sostanzialmente entra fisso questa carta ed è veramente difficile per l'oppo da levare perché stiamo parlando di un mostro comunque 3000 intargettabile. Quando riusciamo a far entrare tutta la combo, il deck è anche capace di TK'are se abbiamo un Diabolos nel cimitero, fa abbastanza paura. 3 Arima, che sono l'unico modo che abbiamo nel deck di arrivare all'Air of Darkness, perché non gioco Terraforming, perché non ho spazio, e in più delle volte capita, metti che abbiamo i demoni, il demone della vanità, e c'è sia lui che il demone della vanità che bittano, e possiamo anche usare l'effetto di Arima per tributargli un mostro e plussare e cavargli roba e far più danni ogni turno, quindi è veramente utilissimo qui dentro Arima, sia per cercare terreno sia per questo discorso qui. 3 Edea e 3 Eidos, che sono le carte che vogliamo vedere sempre di prima mano, perché abbiamo bisogno di fodder per tributo e loro due sono i migliori fodder che si possano chiedere per evocare i monarchi. 2 Mega Caius, tutti i nostri mostri quando c'è l'air sono oscurità, tutti i mostri dell'avversario quando c'è l'air sono oscurità, e se Mega Caius riesce a risolvere l'effetto fa 2000 di danno e bandisce 6 carte nel mazzo dell'avversario, che è una cosa oscena. Solo 2 Erebus perché giochiamo 2 Mega Caius. Un Aether, un Duxshade, che è qui dentro solo per provare di levare mostri dall'avversario con l'Air e farci partire l'effetto di Diabolos. 3 Demoni della Vanità e un Majesty, perché comunque sì, abbiamo bisogno di qualche cosa da fare di primo turno e loro sono la nostra giocata di primo turno. Un rinforzo dell'esercito per andare a prendere Eder il prima possibile. Una Sepoltura Shock che serve solo per mandare Diabolos al cimitero. Un panteismo perché ne possiamo giocare solo uno, potete ne giocare 28, ne mettere 28. 2 ritorno dei monarchi, 2 tenacia dei monarchi, un ripristino dei monarchi che qui dentro ha trovato finalmente casa perché serve tantissimo. Puoi mandarti magari con la Foolish un Monarch, fai ripristino, te lo riprendi sul terreno e lo tributi e conta per 2 tributi, fai partire tutti gli effetti del caso, quindi parte Caius, parte Eidos, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il deck con il toolbox che c'ha riesce a risolvere un sacco di board che sarebbero molto molto problematiche. Uno Stonefort che neanche a dirlo serve per levare i mostri dell'avversario. Tre baratti che ce li possiamo permettere perché giochiamo 3 Diabolos, 2 Erebus, un Aether, 2 Mega Caius, ci sono 8 target di baratto, mi sembra, quindi ce lo possiamo permettere tranquillamente. Potremmo giocare all'Ur. Il problema di all'Ur è che ci andiamo a bandire il mostro. E se ci andiamo a bandire Diabolos e poi dopo abbiamo possibilità di fare evocazioni per tributo e compagnia, poi non possiamo più ovviamente evocare il Diabolos che abbiamo bandito di fascino. In questo modo invece sì. Ci lascia più vulnerabili alle entrap, sì, purtroppo è l'unica pecca. Però chi non rischia non vince, ragazzi. 2 contro l'avversario che hanno il compito di rimpiazzare le trappole potentissime che si giocano nell'air. Qui purtroppo non c'è lo spazio fisico di metterci dentro anche le trappole che si mettono nell'air che vanno a fare in meno all'avversario. L'unica carta che possiamo giocare per disturbargli le giocate quando abbiamo l'air sul campo è contro l'avversario, perché aspettiamo che abbia 2 mostri prima che va a fare Link, Xyz o la sua strategia del deck. Facciamo contro l'avversario, ne tributiamo uno e ci mettiamo l'altro sul nostro campo e gli blocchiamo il suo turno. Non è una gran mossa, me ne rendo conto anche io, ma perlomeno gli facciamo perdere un turno e magari riusciamo con la carta in più del turno dopo a guadagnare un po' di momentum e a vincere la partita. Cosa buona è che contro l'avversario ci torna anche utile in caso andiamo noi secondi per pulire il campo dell'oppo, assieme a Lair ovviamente. 3 copie di Lair of Darkness, non c'è tanto da dire riguardo alla carta. Qui dentro abbiamo un bel po' di modi di poterla abusare. In più, oltre all'effetto di tributare il mostro dell'avversario, torna vitale perché ci lascia i token. E i token poi, se sopravvivono, li possiamo andare a tributare per i nostri bei monarchi. Ultima carta del deck, un primordiale monarca. 40 carte.
Facciamo un paio di mani di prova e basta perché non voglio fare un video molto lungo. E mentre mescolo, cosa vi posso raccontare di carino? Vi posso dire che questo mazzo è stato abbastanza difficile da sistemare perché tutte le volte che ci andavo a mettere mano dentro o mi mancava qualcosa o non mi piaceva qualcos'altro o bricavo. Il problema del brick è rimasto, ma il problema del brick purtroppo c'è e resta perché il deck Monarca è così, ragazzi. Però adesso abbiamo una solidità di giocata incredibile, perché quando, cioè, se bricca bricca, vabbè, il Monarca è sempre stato così, ma quando entra il deck, ragazzi, abbiamo un sacco di possibilità, un sacco di opzioni. Possiamo risolvere le board assurde anche del Gookie, se abbiamo le carte giuste con questo mazzo. Vediamo. 1, 2, 3, 4, 5. Se andiamo primi non è una gran mano, perché l'unica roba che possiamo fare è evocare Diabolos e passare. Se andiamo secondi è un'ottima mano. Quindi se andiamo secondi è una mano veramente da 10. Se andiamo primi possiamo fare un po' di roba, ma la prima entrap ci mettiamo a 90 sul tavolo, perché qui potremmo fare Foolish Burial. Mandiamo, mandiamo, mandiamo Diabolos. Evochiamo Arima. Arima, vabbè, prima devo mescolare ovviamente. Arima tributa se stesso, pesco una. Un altro Mega Caius. Evoco Diabolos. E purtroppo devo passare qui, quindi se andiamo primi non è una gran mano. Se andavamo secondi potevamo già far partire tutto l'Armageddon di questo mondo, perché potevamo calare Mega Caius, poppava 2, avevo anche Diabolos. Era una mano veramente gigante andando secondi. Proviamone un'altra. Una, due, tre, quattro e 5. Questa è ottima perché andando primo lo sfrondiamo in una maniera incredibile l'oppo. Cioè possiamo fare idea che evoca Eidos, Eidos ci dà un'altra evocazione, tributiamo, evochiamo Majesty, attiviamo Tahn, settiamo controllo avversario e praticamente l'abbiamo smontato l'avversario. Quindi questa è un'ottima mano. Vediamo cosa pescavamo come sesta. Osta, Caius. Quindi addirittura potevamo pure far finta di non aver Majesty, evocare Idea che faceva Eidos, tributavamo e faceva Mega Caius e faceva meno 6 all'oppo, meno 2000 di Life Points. Incredibile. Questa seconda mano era favore sia per andare primi sia per andare secondi. Non c'è due senza tre, dai, facciamo l'ultima. 1, 2, 3, 4, 5. Partendo per primo non è favolosa questa, perché possiamo soltanto finire con Diabolo sul campo alla fine del credo e vedere cosa peschiamo di sesta. Di sesta peschiamo Erebus, non migliorava di tanto la situazione, però potevamo fare Sepoltura che mandava un monarca grosso, ripristino, tributavamo il monarca per evocare Erebus, potevamo evocare Diabolo, spartiva l'effetto di Erebus. E potevamo fare anche l'effetto di Diabolo, potevamo fare l'effetto di Arima per prendere lei e revocare i segnalini. Andando secondi era un'ottima mano. Proviamo di giocarcela da primo, dai. Foolish. Mando Eidos. Banno Eidos. Mi vado ad evocare Edea che evoca Special Eidos. Poi effetto di Arima lo scarto. Mi vado ad aggiungere Tana. Attivo Tana, fatemi zoomare un po' fuori, dai. Attivo Tana, attivo ritorno dei monarchi, tributo loro due, parte ritorno. Mi posso aggiungere uno che sarà probabilmente Aether, dai. Sarà Aether e poi purtroppo devo passare così. Quindi in end phase mi faccio due token. Tocca l'avversario, fa tutte le sue cose, io comunque ho tre mostri, quindi è abbastanza difficile che perdo direttamente in questo turno. Posso andare ad evocare Aether volendo, con il suo effetto, perché basta che mando questa Alcimi. Tributo, evoco lui special, parte l'effetto, macino 2 e poi il mazzo piano piano ingrana, quindi
Ripeto, per andare secondi la mano era perfetta, un'altra mano da 10, veramente. Per andare primi questo era il massimo che si poteva combinare. Non è comunque sia una board brutta. Beh, ragazzi, io ho detto questo, vi saluto, vi rimando al prossimo video del canale e ciao a tutti.